È passato ormai un anno dalla tragedia del campeggio Verde Mare di Marina di Massa, dove il crollo di un albero in piena notte uccise due sorelline che dormivano nella loro tenda. Al tribunale di Massa è stato depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Lidia Fuksinska e del figlio Amilcare D'Alpino, rispettivamente proprietaria e gestore della struttura. A giorni sarà comunicata la data dell'udienza preliminare. Secondo la perizia tecnica condotta sul pioppo caduto, la pianta era chiaramente malata e secondo la perizia i segni della malattia potevano essere visti anche da un occhio non esperto. L'esame medico legale sulle vittime ha invece rilevato come le due sorelline siano morte per grave trauma e lesioni diverse, tutte dovute a schiacciamento. La tragedia che sconvolse il litorale apuano avvenne la domenica del 30 agosto 2020. Yannat Lassari, 3 anni, e la sorella Malak, 14, stavano dormendo nella loro tenda quando una forte tromba d'aria causò il cedimento dell'albero, che rovinò a terra, non lasciando scampo a chi si trovava lungo la sua traiettoria. Le due sorelline erano arrivate da Torino con i genitori, un'altra sorella 19enne, rimasta lievemente ferita nel crollo, e un fratellino di 9 anni. La famiglia, di origini marocchine, il giorno dopo aveva in programma di tornare a casa.